Chiamato per sorte l'accademico e genio della matematica, intellettuale libertario antifascista, innamorato del sapere della musica, enigma di vita, d'amore e di numeri. Prego. La genialità della mente e la libertà dello spirito di Renato Caccioppoli non consentono di trovare una collocazione precisa, una etichetta possibile per descrivere la grandezza della figura. Scienza, arte e pensiero hanno accompagnato la vita originale dello scienziato e dell'antifascista, immerso nell'analisi matematica alla quale ha dato contributi fondamentali, e nella resistenza, lui nipote di Mikhail Bakunin, ad ogni forma di costrizione politica di qualunque estrazione. Il lavoro sulla memoria collettiva della città, svolto attraverso lo strumento della toponomastica, oggi ha portato a segnare il ricordo di un napoletano indimenticabile con una targa all'ingresso della villa a Capodimonte in cui nacque e visse, coinvolgendo nei lavori, fra gli altri, il liceo Francesco Sbordone, che insiste su quel territorio, ed il liceo che porta il suo nome. E da loro viene anche la dedica scelta per il ricordo, proseguito poi nel viale di ingresso con una mostra fotografica di Sergio Siano. In questo luogo in cui ha vissuto Renato Caccioppoli, un grande matematico napoletano, una persona anticonformista, geniale, ma anche semplice, umile, folle, libertaria, politicamente orientata ma mai in gabbie, è nato respirando Bakunin nella sua famiglia e quindi qui è passato Benedetto Croce, tanti intellettuali, tanti artisti. Napoli con la nostra amministrazione attraverso la toponomastica riempie la memoria di impegno civile e anche avendo il coraggio di sradicare lapidi intestate a persone che non meritano di essere ricordate nella nostra città. C'è ancora tanto da fare, ma credo che mai nessuna amministrazione ha dato tanta forza alla memoria e all'identità della nostra città, identità e rivoluzione.